Emiliano Marsili, campione, complimenti. Ma oggi siamo qua in questo posto straordinario, si chiama Polpetta, no? Di Alessio Di Cosimo, dove si presenta, insieme insomma a tutte le tue cinture da campione che hai vinto, un film addirittura su di te, un film documentario, Tizzo, storia di un campione, vero? Sì, certo, finalmente siamo riusciti a concludere questo straordinario film che abbiamo fatto su di me, grazie anche al nostro regista Alessio Di Cosimo. Sì, che è stato bravo, che è riuscito con me a finire questo film, e stasera facciamo l'ultimo, diciamo, omaggiamo questa cosa. La festa di fine riprese. Sì, questo film di fine riprese, e a breve poi si potrà vedere e pubblicizzare questa nostra storia che abbiamo fatto su di me. Emiliano, tu sei conosciutissimo, sei conosciuto nel mondo della boxe e anche degli amici come Tizzo. Perché? Ce lo racconti? Vabbè, questo nasce, diciamo, da un soprannome di mio padre, che lo chiamava anche lui Tizzo Nero, sai, un po' scuri di carnagione, lavorando al porto, al carbone, e nasce su questo soprannome che da padre a figlio. Parliamo di Civitavecchia, un luogo di mare, ma il Tizzo ardente ricorda anche sia la passione ma anche la volontà di combattere, di andare avanti, è un nome appropriato per un pugile. Certo, no? Certo, sai, Tizzo, diciamo, sei come il carbone che si accende e diciamo sul ring parte e non molla mai, arriva fino all'ultimo round e dà il meglio di se stesso. Allora il nome è Tizzo Marsili. Complimenti Emiliano, Tizzo Marsili, storia di un campione. Tra poco lo vedremo questo documentario, certo. Festa di fine riprese, e tra poco ti vedremo anche sul ring al più presto, speriamo in primavera. Sì, in primavera spero di rimontare sul ring, di fare un altro titolo importante. Chissà se non sarà proprio un titolo della vetta proprio sulla vetta del mondo. Complimenti e in bocca al lupo, ok? Grazie. Ciao Emiliano. Ciao a tutti.